Posso dire che sto stringendo il culo in una maniera di quelle pazzesche? Sì, perché non si può mai stare tranquilli in nessun modo. Però, leggendo l'ultimissima, mettiamo si dice un però. C'è fiducia in casa Roma, Smalling, siamo sicuri al 1000% di aver depositato il contratto prima delle 20, quindi dovrebbe arrivare senza alcun problema. Si dice domani sarà già a Trigoria per allenarsi. Però, per chi non lo sapesse, Smalling è un nuovo calciatore da Roma. Che cosa era uscito fuori? Dillo te, perché io non, appena lo dico mi viene da sudare, mi viene da umidà. Che in pratica un documento in particolare non sarebbe stato presentato entro le 20, che era la scadenza prefissata per il termine ultimo proprio del calciomercato italiano. E quindi al momento sembrerebbe, potrebbe esserci questa eventualità. Sembra di no, però, perché sembra comunque sembra di no, però si è Sky, è l'entourage, Sky lo ha detto, ma ha parlato l'entourage, okay. Ha detto però abbiamo depositato in tempo. Si è paventata questa ipotesi dove Smalling potrebbe saltare per via di questo documento mancante depositato dopo le 20. Ciao e ben ritrovati. Prima di continuare mi raccomando tantissimi mi piace su questo video per supportarci, iscrivetevi a questo canale YouTube, attivate la campanella, fate la stessa cosa anche sul nostro altro canale YouTube. Se cliccate qui li trovate entrambi, mi raccomando. Che cosa ne pensi di Smalling alla Mozzompa? Che cosa ne pensi di Smalling? Tanto lo pubblico solo se non è saltato. Che cosa ne pensi di Smalling alla Roma? Che ti devo pensare? È che sono contentissimo. Finalmente un parto è stato questo arrivo di Smalling. Perché se ci pensi è più o meno un anno che tentiamo di acquistarlo a titolo definitivo. Perché dopo neanche 3 mesi che Smalling giocava per la Roma, quindi parliamo di quasi un anno fa, si era già ipotizzato un acquisto a titolo definitivo da parte della società. Che poi una volta rimandato, e una volta al Covid, e una volta all'Europa League, e una volta ritorna in Inghilterra. Quando vai a chiudere la trattativa? All'ultimo secondo utile, anzi forse anche oltre. Ti è! Ecco. Pezzi di merda! Ovviamente stracontento, felicissimo per questo ritorno, perché comunque è stato, secondo me, per distacco il miglior difensore che la Roma abbia avuto l'anno scorso in rosa. E quindi riaverlo dopo qualche mese, comunque, secondo me è una mossa che tutti si aspettavano, tutti desideravano, soprattutto all'interno dell'ambiente. E vedi un po', per quel che ha fatto vedere nella passata stagione, vedere, ovviamente. Certo, e soprattutto ti va un pochino a parte a rimpolpare il reparto, che comunque è abbastanza corto, perché per numero giochiamo con la difesa a 3, ma ne abbiamo 4, quindi forse anche troppo stretti. Kumbulla, Mancini, Bagnez e Smalling. Fazio è rimasto, però tu al momento lo vedi. Ho capito, se ce l'hai numericamente parlando lo fai giocare. Sì, numericamente parlando. Anche ce perché l'hai. Fonseca fa giocare più Fazio che Juan Jesus, eh? Sì, no, Juan Jesus è proprio, cioè, sepolto secondo me. Ma comunque, sì, ce l'hai, lo metti là. Però alla fine di quelli che gireranno di più, alla fine saranno questi 4. E comunque va a portare esperienza. Comunque ci stanno i Bagnez, che Smalling 21. L'ha visto poco, soprattutto a differenza di Mancini, che l'anno scorso ci ha giocato una stagione intera. I Bagnez ci ha fatto da gennaio, poi comunque c'è stato pure il lockdown e tante altre cose. Arriva adesso con Bulla, che comunque Smalling, esatto, 20 anni, e Smalling soprattutto ancora non l'aveva conosciuto. Quindi secondo me potrebbe essere non solo un rinforzo proprio sul campo diretto per la Roma, ma anche poi uno spunto di crescita per questi giovani, perché ce ne abbiamo 3 comunque. Alla fine anche Mancini è ancora giovane, 24 anni, 98, classe 98 i Bagnez, quindi 22, e addirittura 21 con Bulla. Da fare 22, perché classe 98, quindi comunque per millesimo sono 24, 22 e 20. Difesa giovanissima quella della Roma. L'ho chiesto sull'altro canale, sì, a loro, e hanno votato, hanno detto voto in rapporto qualità-prezzo e voto per le caratteristiche di Smalling. Allora, voto in rapporto qualità-prezzo, alla fine è in 4 anni praticamente, ma so 15 più 5 mi pare. Una cosa allora io non ho capito quanti saranno i bonus. Si parla di 15 milioni di base, più o meno, più bonus. E se parla di 5 dei bonus. Alla fine si sembra, ma pagabili in 4 anni, però sono una ventina di milioni di euro. Non guardate in quanti anni. Alla fine sono una ventina di milioni che, se proprio andiamo a guardare, era la richiesta iniziale dello United. Quindi alla fine United che la spunta sotto questo punto di vista, perché la Roma desiderava fortemente il giocatore. Però nonostante comunque lo dividi in 4 anni il pagamento, secondo me 20 milioni sono leggermente troppi. Io posso dare un 5 per quanto riguarda il prezzo, forse un 5 e mezzo massimo, un pochino insufficiente. Però le qualità del giocatore non si discutono, parliamo di almeno un 8. Voglio sapere da te chi giocherà titolare.
Alla fine Smalling secondo me tornerà ad essere il titolare, perché comunque... Ovvio, ma chi rimane fuori tra i tre? Ibañez ha fatto vedere cose importantissime, soprattutto nell'ultima partita. Guarda, forse Kumbulla potrebbe... è un grande calciatore. Potrebbe restare leggermente indietro con Kumbulla, ma solo perché è appena arrivato. Solo perché è appena arrivato, solo per secondo quello. Secondo me Ibañez invece, alla fine essendo... Secondo me Ibañez no, per il semplice fatto che l'anno scorso tu hai chiuso la stagione con Mancini, Ibañez e Smalling in difesa, con la difesa a 3. Quindi Fonseca ha improntato questo schema di difesa con questi tre giocatori che si ritrova di nuovo ad avere. Quindi potrebbe ripartire con potresti queste avere tre ragione. Certezze. Poi secondo me Kumbulla piano piano riuscirà a prendersi però il suo spazio, è anche importante. Ha fatto due partite. Comunque sì, però te posso dire, stiamo a fare veramente, cioè, la lotta per, cioè, meglio l'abbondanza che la carestia. Cioè, uno restasse in panchina, poi si alternassero, magari una partita decide di mettere Ibañez, una partita ti ricordi lo sempre mette che hai sempre tre competizioni. Per quanto la Coppa Italia si giocherà più avanti, però comunque c'hai una partita ogni tre giorni praticamente tra campionato ed Europa League. Quindi secondo me, raga, i giocatori si alterneranno. Fazio Juan Jesus. Ma Juan Jesus è rimasto alla fine, sì, domanda. E Santon adattato tra i titolari. Benissimo. Mamma mia. Detto questo, quanto si rinforza secondo te la difesa della Roma con il ritorno di Smalling? Tanto. Quanto? E se non fosse arrivato, ti saresti incazzato? Sì. Sì, mi sarei avvelenato come la iena, ma non tanto se non fosse arrivato Smalling. Mi sembrava tanto di capire che se non fosse arrivato lui non ci sarebbe stata un'alternativa. Cioè, o meglio, per mancanza c'erano, di tempo... No, però c'erano, si parlava si di... Si parlava di Socrates, di Alderweireld, si parlava di un altro che mo me sfugge. Sì. Però erano tutte soluzioni tappabuchi e soprattutto sulle quali avresti dovuto lavorare con i secondi contati, neanche era con possibile. I minuti. Quindi ormai era diventato più probabile... Una... costretti ad alzare e ad accontentarli perché loro ci hanno avuto il coltello dalla stavi parte con del le spalle manico. Al muro da come si era messa la situazione, perché se non prendevi Smalling tu andavi a scommettere perché non avevi la certezza, non è che dici io intanto mi sono parato il culo, ho già sicuro un giocatore che se mi salta Smalling vado di là e lo prendo perché ho già tutto firmato, già tutto fatto. Ma sta cosa che fa tutto all'ultimo. Cioè, è possibile troppo... che si devono ridurre all'ultimo a fare queste cose? Allora, non voglio essere... non voglio dare troppe attenuanti, perché ormai mi sono stufato di dare attenuanti alla Roma in generale. Però c'è questa nuova società, c'è questa nuova proprietà, nuovi dirigenti, nuovi proprietari, appunto, in generale, che comunque hanno bisogno... di adattarsi un pochino. Ma è la storia della vita della Roma. Ogni volta ce ne sta una, perché, a prescindere dai proprietari. È per questo che sto dicendo, non mi sento di giustificare nessuno, perché giustificazioni non se ne meritano. Hanno salvato la situazione per il rotto della cuffia, perché ovviamente Smalling è arrivato proprio sul filo del rasoio, forse come ho detto prima anche oltre. Però adesso vediamo, questa è stata la prima campagna acquisti che hanno fatto. Speriamo che dalla prossima non si ripetano più cose di questo tipo, anche perché allora te parto pesante. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti e due i nostri canali, cliccate, attivate le campanelle, profili social, tutto in descrizione, Instagram compreso, e contenuti consigliati. Alla prossima con un nuovo video. Mamma mia, che sudata pure questa. Mamma mia, davvero. Ciao. Ciao.